La mafia minaccia Confindustria a Catania e Caltanissetta. Una vera e propria emergenza attentati è infatti quella scattata in questi giorni, che ha visto come protagonisti vittime due autorevoli esponenti del sistema confindustriale siciliano, Andrea Vecchio e Marco Venturi, da sempre contro il racket delle estorsioni. Diversi infatti nelle ultime ore sono stati gli attentati incendiari e intimidatori di mano mafiosa subiti dai due imprenditori, proprio mentre ieri a Palermo veniva ricordato il 16° anniversario della morte dell'imprenditore Libero Grassi. Una situazione che, a detta di Ivan Lobello, presidente di Confindustria Sicilia, dimostra che la decisione forte di tracciare una netta linea di demarcazione tra le imprese sane e la mafia ha ottenuto l'effetto di suscitare una reazione da parte dei poteri criminali, che ora va contrastata senza tentennamenti. I costruttori edili siciliani sono certamente più esposti da sempre, devo dire, questo non è altro che una problematica che riemerge, ma che continua e costante, devo dire, durante tutto il corso dell'attività di un imprenditore edile. E quindi è certamente l'attenzione che si è sviluppata in questo momento è certamente un fatto positivo e che va assolutamente incentivato. Lo Stato in ogni caso deve appropriarsi del territorio, questo qui è una esigenza fondamentale che si ovviamente che continuamente emerge, continuamente è rappresentata. Certamente ci rendiamo conto delle difficoltà anche da parte delle forze dell'ordine, da parte della magistratura e quant'altro di poter attuare poi nel concreto questi provvedimenti, ma certamente questa è una strada che in qualche maniera dovrà essere attenzionata. Per quanto riguarda tutta una serie di altri provvedimenti, certamente il mondo edile e il mondo industriale in generale è così complesso che evidentemente merita degli approfondimenti tali che non possono essere in ogni caso, pretendono una convergenza da parte di tutti.